L'Artman Animation, studio di animazione britannico a distanza a Bristol, noto per aver firmato La maledizione del coniglio Mannaro, ma anche Vita da pecora, è costretto a far fronte alla crisi dei cartoon britannici. Il business dell'animazione e del mercato televisivo in Gran Bretagna è definitivamente in crisi. Per ora non siamo più in grado di progettare opere come La maledizione del coniglio Mannaro ed anche Vita da pecora. Stiamo progettando nuovi film per tempi di crisi, come per esempio il progetto Plu, con una raccolta di fondi, visto che non ci sono più agevolazioni fiscali e neanche la possibilità di contare su una moneta debole che promuova finanziamenti esteri. Balloch punta inoltre il dito sull'assenza di sostegno finanziario da parte del governo britannico per il cinema di animazione, come avviene invece in Canada, Irlanda, Francia. Attualmente in Gran Bretagna esiste un ottimo sistema di tassazione per quanto riguarda i classici film, verso i quali viene praticata una riduzione d'imposta del 15-20%. Noi stiamo cercando di far sì che questa riduzione riguardi anche le produzioni televisive e sia applicabile al cinema d'animazione. La Aardman venne fondata nel 1972 come azienda a basso costo da Peter Lord e David Sproxton, che coronarono così il loro sogno produttivo con questi studios d'animazione. Le loro opere sfruttano prevalentemente il sistema della stop motion. La loro produzione per Natale si intitola Arthur Christmas, con la quale sperano di intercettare il pubblico durante le vacanze.